Buonasera, ben ritrovati a tutti. Ben ritrovati a questa undicesima puntata di Race Off, il primo podcast realizzato in Italia sul mondo delle corse al trotto. Corse al trotto che prevedono l'utilizzo del cavallo. Poi ci sono anche quelli che guidano il cavallo e poi ci sono anche quelli come me Moreno che raccontano delle cose un po' a caso, che in questo contesto c'entra o dovrebbe centrare con il mondo dell'ippica e del trotto, ma non è sempre così. Ciao Moreno, come stai? Ma sto bene, bello, sto bene, molto bene. Cioè stai molto bene. Tutto ciò se bevo, mangio, non capisco un cazzo, meglio di così. Si può dire a proposito, siamo in fasce protette. Ma adesso sei sulle fasce protette, dipende anche in che regione sei. Tu che colore sei, giallo, arancione? Io sono rosso, io sono sempre rosso. Immaginavo. Io sono rosso. Immaginavo che finiva così. Io sono rosso. Io sono come Peppone, esatto. Ma sono rosso. Esatto. Ecco. E allora noi siamo contenti di averti, però se sei rosso ovviamente devi stare molto moderato, molto chiuso, perché purtroppo usciamo un attimo dallo scherzo, la situazione non è simpatica, è ritornata purtroppo molto complicata, questo virus, il Covid-19 sta purtroppo dilagando, i numeri non sono simpatici e quindi si è dovuto ridurre tutta l'attività ippica, anche se continua, quindi c'è stata la chiusura degli ippodromi, l'accesso solamente per chi ci lavora con i cavalli, le corse vanno avanti e speriamo che si riesca a portare avanti un po' la filiera, visto che comunque continua il momento molto complicato, non solamente legato al virus. Allora, anche oggi abbiamo la fortuna di avere un ospite. Noi, ripeto, siamo sempre estremamente grati a tutti quelli che sono venuti e a tutti quelli che speriamo verranno. E rimaniamo sempre un pochettino perplessi sul fatto che quando chiamiamo qualcuno ci risponde, ci sono. Esatto, strano. Però poi, finché dura. Vabbè, ma sì, esatto, ma perché molti perché non ci conoscono. Ascolta una cosa, sì. Hai detto l'undicesima puntata, mi sembrava di averne fatte di più, No, è l'undicesima puntata di questa seconda stagione, perché noi abbiamo già fatto una stagione intera. No, sai, poi come tutti gli show importanti... Ma io studio, Se non c'ero mica arrivato io non c'ero... Tu dici, non c'ero mica arrivato. Ascoltami, allora, la cosa bella... E divento serio. Te secondo me hai fatto il rifornimento di Bigio e da un po' che non lo ricordiamo. Addio, lo sai che non sono ancora andato su da Natale di anno scorso. Vado su tranquillo. Non sono ancora andato su io con tutte queste storie. Tu sei andato su e l'hai già finito, te lo sei già dimenticato. Stavo dicendo, la cosa bella per quelli che seguono le corse al trotto è lo studio della corsa, perché al di là di tante altre scommesse le corse dei cavalli richiedono un minimo di sforzo in più, al di là del fatto che uno può giocare il numero, il cavallo baio piuttosto che il cavallo grigio e mi sta simpatico col guidatore, però se uno vuole fare le cose seriamente c'è modo di perdere tempo. Infatti i bravi e gli esperti aprono il giornale, ci perdono quelle 2 o 3 ore per studiare il piazzamento, la partenza, il tipo di corsa, è vero? Ci perdono, è tempo perso quello, perché tu te lo sei studiata tutta, poi arriva il neofita, si può dire neofita? No, neofita no. No, vabbè, allora, usa loft, quando lo sai usare usa la parola loft. Quello che non è mai arrivato, gli piace il nome, gli piace, diciamo mi piace Bob Logan, aspetta che lo gioco, tra che arriva Bob Logan a 35, tu hai giocato il favorito che la prima curva è andata a casa, ecco, dopo che tu hai studiato 2 ore, lui piaceva il numero, ha vinto lui. A questo punto ti faccio una domanda, come mai hai citato questo nome Bob Logan che non ha vinto e che tra l'altro volevo notare, visto che conosco bene, ha questa grande dote che da quando è cominciato a correre, di questo io ringrazio sicuramente Maurizio Kelly che è il suo allenatore e tutto lo staff che gli sta dietro, essendo io l'allevatore di questo ottimo, favoloso e simpaticissimo quadrupede, e lui ha questa dote qui che per chi gli vuole giocare, se ci sono 2 piazzati arriva terzo, se ci sono 3 piazzate arriva quarto, ed è un cavallo simpaticissimo appunto per quello. Comunque, ti ringrazio che l'hai citato, perché i miei 10 euro glielo ho lasciati anche ieri, ma lo faccio volentieri perché tanto il tifo si fa per i propri cuccioli. Era fuori categoria, dai, ieri per me è andato massimo.
parla per te, fuori categoria. Qui stiamo parlando di roba fine. Ancora, è un cavallo che è corso poco, dai. Sì, in effetti è nato tardi, è stato domato tardi, vabbè, comunque aspettiamo e siamo fiduciosi. Comunque, grande Big Mo, io adesso voglio dare un po' di spazio, perché se no non si capisce perché l'abbiamo chiamato, poi tra l'altro sono proprio curioso di conoscerlo, perché come gli ho detto anche prima della messa in onda di questa puntata, avere qualcuno di particolarmente giovane che si spende per il mondo delle corse al trotto a me fa particolarmente piacere, ma senza nulla togliere a quelli molto vecchi come te, per carità di Dio. Sì, sai che ti voglio bene, però altrimenti andavo via subito. No, lo so che tu non ti offendi. Per cui, ladies and gentlemen, caro Big Mo e tutti noi appassionati di Race Off delle corse ai cavalli, è qui con noi questa sera, in questa undicesima puntata, niente popò di meno che Stefano Zanirato! Ciao a tutti. Il minimo applauso doveroso dobbiamo a 70 persone. Ciao Stefano, ben arrivato qua con noi. Sei ancora convinto di stare qua con noi dopo che hai sentito questo sproloquio iniziale? Sì, dai, farò questo sforzo. Dai, poi quando ho sentito che si parlava di vino, allora magari... Ecco. Allora, andiamo subito ad approfondire le cose importanti. Stefano Zanirato, da dove? Da Padova. Ecco, da Padova. Quindi, secondo me, Big Mo va bene, eh? Sì, benissimo. Perché è una terra di... dei coliberici, sì. Esatto. Coliberici, ottimi vini, tutto quanto. Poi una grande storia, una grande storia di ippica, Padova. Le padovanelle, Stefano? Direi che Emilia Padovanelle è stato uno dei primi impianti. Ecco. Emilia e Veneto sono la culla del trotto, sono mai nato qua il trotto, da noi e a Padova. Sì, Emilia, ecco. La razza giusto Piave, perché c'hai l'ospite di Padova, glielo dici sempre che è nato da noi. È nato da noi e Padova, cioè Ferrara, Padova, Faenza, la razza Piave ha contribuito moltissimo con incrociata qui puro sangue per far nascere i trottatori. Qua in Italia nell'Ottocento c'erano, mi sembra che Vandalo fosse della razza Piave, sì. o Arlecchino, se non lo sei tu, sei tu quello vecchio, sono passati due. Tu hai qualche nozione, caro Stefano, che può aiutare il nostro confuso Big Mo? Ma guarda, io so che sicuramente incrociavano con i cavalli russi e con i cavalli americani. Elwood Medium è stato uno dei primi stalloni importati dagli Stati Uniti, che ha cominciato a fare un po' un capostipite della razza dei trottatori. Poi a Padova nel 1800 correvano in Prato della Valle e poi piano piano sono nate le padovanelle, il senatore Breda e il resto, insomma, è storia già più conosciuta. Io arrivo un po' più tardi. Ecco, io pensavo che Elwood Medium fosse solo il Gran Premio. Sì, è il Gran Premio. Mi faccio un applauso da solo. Grazie. No, giuro, ho imparato adesso che Elwood Medium era un cavallo di importazione americana. Americano. Non lo sapevo. Ringrazio Stefano che mi ha erudito di questa nuova informazione che porterò a tutti gli esperti e i conoscitori dei cavalli al trotto. Allora, Stefano Zanirato ha una storia secondo me molto curiosa, molto simpatica, oltre al fatto che mi piace molto come fa le telecronache, perché adesso sta facendo il telecronista non solo per le corse di Padova, ma si sta un po' allargando, perché adesso lo sentiamo anche all'ippodromo Arcoveggio. È corretto oppure sono sotto l'effetto del bigio che mi ha portato Moreno Monti? No, è corretto, ho ricevuto questa proposta da parte di Ippogroup Cesenatico di fare qualche telecronaca a Bologna e a Cesena, ho cominciato quest'estate a Cesena e ecco, li ringrazio anche perché sono stati davvero, ma come dire, insomma, non mi aspettavo di essere così apprezzato, ecco. Sì, la mia storia comincia relativamente di recente. Io sono nato con Varenne, che ha cominciato a vincere i Gran Premi quando io avevo 2-3 anni, avevo le videocassette a casa, il papà mi portava a vedere i cavalli all'ippodromo. Una delle prime cavalle, che forse la prima cavalla che ho giocato, è stata Venere OK, che pagava un decimo e sono riuscito a farla sbagliare in partenza. E beh, la fortuna del principiante, lo sai, tu non potevi essere... Dopo che avevi studiato per ore, vero Stefano?
No, avevo 3-4 No. anni, per cui non Ah, avevo beh, studiato allora no, sì, niente. no, No, scusa, questa vai. è una cosa importante. Allora, tu avevi 3-4 anni, ti ricordi questa cosa come io mi ricordo le prime 500 lire che persi con un cavallo che si chiamava Cognac? E io ti Ato volevo Spelloni. chiedere, Ato Spelloni, bravissimo, ti volevo chiedere che cosa ti ricordi di quella prima scommessa? Perché avevi scelto Venere Hockey? Perché l'avevo vista correre in televisione. Ok. L'avevo vista correre contro Varenne in televisione, mi ricordavo la giubba rosa di Riccardo Mazzarino, ho detto papà, giochiamo quella lì, poi mi ha detto ma no, non paga niente, gli ho detto no, no, giochiamo quella lì. E infatti ha sbagliato lo stacco della macchina. E ci si rimane male, Un pochino sì, eh? È un da pochino sì. piccoli quando ci si rimane molto male, ci si rimane. Adesso Big Mo non si ricorda la sua prima scommessa perché parlando di troppo tempo fa e poi erano molto più cruente le corse che lui ha visto da piccolo. Sì, però mi ricordo bene la prima, l'arcoveggio, quella me la ricordo bene. Quelle no, quelle dietro, quelle bighe non Sì, me le quella ricordo, la sì, no, prima. quella no, quella Ma quella dell'arcoveggio se la dell'arcoveggio, ricordiamo che l'hai giocati tutti meno sì. che quello che ha vinto. Esatto, Eh? su quattro ne ho giocati, tre ha vinto il quarto, sì. Vedi, Esatto, vedi proprio così, Stefano che c'è esatto. un motivo per cui siamo qua a fare questa trasmissione, perché noi siamo dei grandi esperti e persone di assoluta affidabilità, tanto che, e lo ricordiamo ancora volentieri, siamo credo l'unico podcast al mondo, anche perché siamo il primo del mondo del trotto, ma in generale, che siamo riusciti a dare una notizia non vera. Cioè, generalmente si cerca di dire almeno le cose che sono scritte. Siamo i primi ad aver dichiarato che Axl Rose non avrebbe corso in una puntata diretta la prima a Follonica in un Gran Premio, e invece Axl Rose Infatti non ha corso. era perfettamente in corsa, è arrivato terzo. Ma noi. Vabbè, era partente, però non ha corso praticamente, perché se correva doveva vincere. Bisogna capire queste notizie. Non, questo è un po' è astrattismo questo. Questo è essere degli artisti, capito? Ah, Cioè, la capisco. notizia è che non correva perché non diceva, ecco. Ah, È non stata l'avevo quella. colta neanch'io, tu però Ecco. immagino che sicuramente lo davi con questo tono. Ecco, una cosa che secondo me invece è molto apprezzabile di quelle che sono le telecronache di Stefano è, secondo me, una grande competenza che passa immediatamente e anche un certo entusiasmo nel finale che rende le volate o comunque gli arrivi più interessanti. Secondo te, quanto conta la preparazione anche all'interno di una telecronaca, quanto invece va di più la spontaneità che ti magari contraddistingue? Ma secondo me, ed è un discorso generale che vale per le telecronache di qualsiasi sport, secondo me la preparazione è fondamentale. Sì. Non si può preparare una cronaca di una corsa di cavalli senza conoscere i cavalli, come di una partita di calcio senza sapere chi è Ronaldo piuttosto che Messi. Altrimenti, secondo me, il prodotto finale non riesce appetibile. Io penso che sia molto importante conoscere le caratteristiche dei cavalli, anche per poter dare magari un'idea nel precorsa di quello che potrebbe succedere e anche per farsi un'idea proprio personale. Se io penso che possa andare al comando un cavallo piuttosto che un altro, in cronaca poi sarò stupito del fatto che succeda il contrario. Quindi do un tono che è personale alla corsa. Non, secondo me essere piatti e freddi raffredda poi anche l'ascoltatore, insomma, per cui io passo parecchio tempo a studiarmi le corse prima di andare in cronaca. E questo si coglie perché appunto anche nell'intervista precorsa, a parte il fatto che mi sembra che stai sempre molto attento alle sgambature e lo riporti, e anche proprio è fatto per la coloritura che tu dai, perché comunque ti fai una tua idea di corsa e riesci quindi a trasmettere anche la sorpresa per un evento che non era aspettato. E una volta forse era un po' meno così, cioè la preparazione, sono d'accordo con te, è fondamentale, però c'era più un lento riportare gli eventi per alcuni telecronisti. Era più asciutto. Invece, secondo me, oggi la coloritura del tono è molto importante e secondo me tu la rappresenti molto bene. Tu cosa ne pensi, Big Mo, del nostro graditissimo ospite? Devo dire la verità? Sì, no, No, secondo me puoi anche offenderlo, eh. no, Tanto al limite mette giù il scherzavo. telefono e se ne va. Però sei stato bravo, hai creato suspense, bravo. Lo so che per la notorietà questo è alto, vai, vai, vai. No, veramente io sono rimasto una sera, sentivo in sala da Cesena, sentivo, ma chi è questo? Chi è? No,
E poi comprando il trotto leggo Stefano Zanigrato, molto bravo, perché tra le altre cose ha parlato anche il trotto, lo saprai tu Stefano. Quindi dico, oh, vabbè, effettivamente bravo, e difatti poi adesso lo vedi anche a Bologna e tutto, effettivamente bravo, poi soprattutto azzecca gli arrivi. Che aiuta, che aiuta comunque questo. Non è semplice, perché tante delle volte ci sono dei cronisti che non è che gli azzeccano subito, dopo un po' magari, ma subito. Ecco, io volevo subito fare una domanda, perché parliamo dei miti, dei nostri miti, e che sono i miti per tutti. E volevo chiedere a Stefano se sta a questo gioco, ma penso che ci stia. Mi dovresti dire con un tono entusiasta, no? Zaconjo ripetuto tre volte, però dicendo prima solamente la prima parte del nome e poi dicendo tre volte solamente il Joe. Puoi farlo questa cosa? Perché voglio vedere come viene, perché c'ho un dubbio. Rischia di venire Giacon? No, perché è l'enfasi però che cambia, no? Perché poi sai, noi con la Z, la S, qua a Bologna facciamo un po' di confusione. No, quindi, no, però comunque lo diresti, diciamo, c'è l'arrivo, per esempio, proprio una corsa a casa, no? Della lotteria, e Zaconjo lo sta per vincere. Come lo interpreteresti? Ma io direi... Zaconjo che entra in retta e arriva in vantaggio, FaceTime che prova ad arrivare all'esterno, Zaconjo che si difende, FaceTime che arriva, ma Zaconjo ha staccato da FaceTime Bourbon, porta a casa in lotteria. Mi sono emozionato, porco Giuda, mi sono emozionato ancora, ma non è possibile, no, è stata un'edizione che mi ha veramente emozionato, bravo, bravo Stefano, bravo, perché Giacon, Gio, secondo me non è male neanche così, Poi c'è questo dubbio se sia uscita più una G che una Z, è un dubbio che qualcuno ha avuto, però veramente un applauso, non c'è più tempo, go 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 baby go, è nel nostro cuore, no, zio Salvio? Ci dai un tuo parere dello zio Salvio, Stefano, tanto voglio dire, per parlare molto liberamente, di questo personaggio secondo me mitico? Ma senza dubbio, è un personaggio che ha fatto scuola, una persona super preparata, super competente, allevatore, proprietario, gentleman, per cui sicuramente è una persona che ha vissuto da dentro questo mondo e non gli si può assolutamente dire nulla. Qualche volta magari durante una cronaca ti viene a dire ma non capisco chi c'è secondo lì, perché magari li chiama a modo suo, però non si può dire niente. Cioè, quando c'è il francesino e arriva l'avversario, magari uno che ci vede poco bene dice l'avversario sarebbe, però non si può toccare zio Salvi. È uno spettacolo, non è epica, è spettacolo. Ecco. Poi vederlo alla sua finestra con la bandiera, lotteria, è sempre stato qualcosa che ti apre il cuore. Comunque, tornando a noi, abbiamo salutato volentieri il grandissimo zio Salvio, abbiamo ricordato una volta di più la grande impresa di Giacomo, e vedi che l'ho detto bene, a lotteria. Facciamo un passo indietro. Allora, Stefano Zanirato, studente all'Università di Padova. Giusto? Sì, esatto. E adesso impiegato nell'ufficio tecnico dell'ippodromo di Padova, esatto. E quindi riesce a fare le due cose contemporaneamente con somma soddisfazione per entrambe, diciamolo, sì. No, non proprio, insomma, l'università diciamo che va un po' a rilento, però... Ma perché c'è il DAD? Tanto tu adesso ormai abbiamo anche la scusante pronta, c'è il DAD, quindi non funziona. Quello. No, ma tu... quindi... Cos'è il DAD? Glielo spieghi tu, Stefano, perché tu sei telecronista. È come loft. Loft. È come Bigio, loft, DAD, tutte cose che... Sono parole inventate. Sì, sai che si dà colore. Adesso mi informo poi. Sì, tanto la querela e l'indirizzo lo sai. No, io allora volevo, appunto, Stefano Zanirato è questo, ci ha già raccontato che nasce insieme a Varen, solo che Varen correva più forte di lui, per cui Varen è andato a correre, lui no. E allora però gli volevo provocare un ricordo, così dopo spieghiamo perché poi Stefano Zanirato è dei nostri. E se ti dico, con il numero 1 Ur del Ronco, con il numero 2 Sire di Azzurra, con il numero 3 Timotea Como, con il numero 4 Tropical Spring,
Col numero 5 Noodles BF, con il numero 6 Rodi del Sile, col 7 Touché LG e con l'8 Hubertus Hans, tralasciando il 9, il 10 e l'11. Che cosa ti viene in mente? Ah, mi viene in mente la prima corsa che ho vinto a Padova, no? L'ippodromo di casa. E se vuoi ti dico anche la cronaca di Giuliano Comici. Parte piano Touché LB. Sì. Comincia così. Giuliano, grande saluto. Un grande saluto anche a Giuliano. Scusa, facciamo un applauso anche a Giuliano, ovviamente. Grande. Vai, allora, Touché LG e parte piano. Sì, parte piano Touché LG. Filtra lungo l'accordo Hubertus Sans in terza posizione. E poi c'è stato un po' un suicidio generale. Sì, c'era uno schieramento di cavalli in mezzo alla pista. C'erano tutti più o meno, esatto, in mezzo alla pista. Io avevo fatto l'esame tutto il corso allievi con Tropical Spring e non avrei mai visto fare un metro di fuori. Lui invece ha fatto 1600 metri in terza ruota scoperto. Urder Ronco, favorito a mezzo, da secondo in corda, ben pensato di andare in schiena a Noodles BF, che se l'era fatta tutta di fuori. Io piano piano di dentro sono filtrato. Poi sull'ultima curva, quando mi sono accorto che Timotea Como era in testa, ho detto caspita, non posso perderla. E invece a momenti la perdevo, perché mi stavo dimenticando di togliere i tappi e il mio cavallo era un po' pigro e un po' furbo e non aveva tanta voglia di impegnarsi. E invece sul palo ho catturato Timotea Como per la coppiata che ha pagato di più nella storia dell'Ippica, penso. Le quote erano: Timotea Como vincente dava 73,04 e tu davi 21,05. Considera che c'era solo un altro cavallo che dava più di voi, che è arrivato terzo, tra l'altro. Tu sei MTT, no? Quindi ecco. Dire, una trio da paura. Sì, non vincitore. Da paura proprio. Comunque, non insomma, 1,15,4 nella pista di Padova siete andati, anche perché lì nessuno si è risparmiato, era avanti, tutti avanti. Timotea Como è stata la volta che è arrivata più vicina a vincere la sua corsa, invece è ancora Maiden. Colpa tua, ti senti un po' in colpa, vero? No, sinceramente no, ancora ho rubato la fotografia dall'ufficio commissario e ce l'ho appesa in camera. E quel centimetro lo vedo tutte le mattine. Ascoltami, poi tu comunque hai iniziato la carriera, leggo, il 22 febbraio del 2018 con un terzo posto proprio a Bologna, dove adesso corsi e ricorsi storici rifinisci per fare il telecronista, e arrivi terzo con Terrible Girl, una corsa allievi ovviamente, sì. E hai un numero discreto di piazzamenti, soprattutto diciamo nella parte terminale di quella che è una carriera brevissima, perché poi vado a leggere che dopo 20 corse, Quante ne hai fatte in tutto? 29, 30. 29, ecco, insomma, poche corse. Termini con due secondi posti, uno il 15 gennaio 2019 a Trieste con Ursula Matto, sì. E poi un altro secondo posto, che è l'ultima corsa riportata, il 27 gennaio 2019 a Milano. Con Ulrica Monte, 1.17.7, appunto per un secondo posto. Che cos'è che ha interrotto questa passione? Perché tanto di passione si deve parlare. Perché se fai quello... c'è qualche cosa che non ha una base razionale. Sì, assolutamente tutto irrazionale. Intanto il fatto che ero alquanto scarso, perché facevo dei secondi, ma erano tutti fortunati. E poi appunto la proposta di cominciare a lavorare in ufficio tecnico, per cui insomma anche per un fatto di serietà, di conflitto di interessi, non ho voluto fare il doppio ruolo, insomma organizzare le corse e poi corrersele non mi sembrava una cosa corretta, allora ho abbandonato la frusta al chiodo, oltre al fatto che insomma lavoravo in una scuderia in cui di quattro persone che lavoravano tre avevano la licenza, per cui non avrei assolutamente mai guidato una volta passato professionista. Ascolta, Big Mo, non ti sembra che abbia detto una serie di cose che non ci stanno a dire tantissimo col mondo del trot? Infatti è smesso. No, scusami, mi è venuta così. No, no. Anche a me, infatti si è tolto. No, al di là del fatto di questa tua estrema umiltà. Po',
No, posso dirti, è il secondo che sento dire che era triste, eh? Il secondo. Il primo sei stato tu, che sei spesso. Lui è il secondo. Cioè, perché sono tutti fenomeni a sentire quelli che guidano, quelli che la colpa è sempre della sfortuna, non è che uno dice beh, che poi non c'è mica niente di male, perché nella vita non è da dire che debba essere bravi dappertutto, quindi uno non No, io però mi domando, da qualche parte mi sarebbe piaciuto, invece proprio da nessuna parte, è quello che un po' mi dispiace, poi di non essere stato bravo a guidare. Sei ancora giovane, puoi scoprire nuovi orizzonti, aspetta a dirlo, sono io che ormai, tu invece... No, ma mi serve il bigio, Sì. No, comunque bravo Stefano, veramente, cioè le persone, poi come dico, cioè, è la cosa più normale del mondo. Nella vita uno fa un lavoro, poi si accorge che non è portato, lo cambia e dov'è il problema? Certo. E migliora sicuramente. Certo. È successo tante volte. Quindi, no, però diciamo che arrivando a quello che è stato, cioè, diciamo che Stefano ha avuto l'umiltà, fermo restando che poi molte volte ci si considera anche meno di quello che si è in realtà, perché le persone un po' umili tendenzialmente tendono anche a non... Però diciamo decidere dopo un anno... vuol dire avere le idee molto chiare, oppure diciamo non lo so, però Stefano ha fatto una cosa che è abbastanza inusuale, perché dopo un anno smettere comunque rimanere in questo mondo, perché o ti chiami fuori, scappi, fuggi, e invece rimanerci dentro, complimenti, anche perché tu, scusami, adesso sarai stato poco capace, ma hai anche fatto un altro primo posto il 23 di ottobre 2018 a Treviso con Tampere. Quindi sì, cioè, sì. Hai due primi posti in 29 corse, cioè, insomma, c'è chi fa peggio, eh? Molto sì. Peggio. Lì, molto. Ma insomma, quel giorno lì ha fatto tutta la cavalla alla fine. Io non ho fatto niente, ho spostato gli ultimi 800 metri e mi sono isolato. Però devo dire che mi è stata un'esperienza molto utile, perché anche per, insomma, per il lavoro che faccio adesso. Mi ha fatto vivere sia lato scuderie, diciamo, per cui... Tu con chi eri in scuderia? Scusami, che hai detto Cravatta in Quattro, ma non hai detto la scuderia. Io lavoravo con Massimo Trevellin, per cui c'era Trevellin, c'era Fonte, sì. E c'era a quell'epoca Giorgio Jevtic, che anche lui aveva la licenza da allievo. Okay. E, comunque, sì, mi ha aiutato tantissimo, secondo me, intanto conoscere l'ambiente e farmi conoscere. Sì. E poi montare in sulky, fare quell'anno di corse, ti aiuta a vedere le corse da un'altra visuale. Assolutamente. Prima non mi rendevo conto di tante cose, di cui poi invece una volta che sei salito ti rendi conto. Ma infatti a sentire le tue telecronache... ti viene da immaginare che comunque hai avuto un'esperienza diretta. Adesso lo dico anche con semplicità, anche Giovanni Ghirardini, che tu conosci perfettamente, hai la sensazione che effettivamente sono persone che sono state su sulky. Non è la stessa cosa, molte volte a improvvisare quando non ci sei stato, credo che per uno sport come il nostro è molto più difficile, quindi non è per dire male, anzi per dire che chi riesce a trasmettere, anche perché certe emozioni, certe situazioni le capisci meglio se le hai vissute da sopra. Qual è stato il momento più bello della tua carriera ippica, diciamo, finché eri quello che andavi in scuderia e salivi sul sulky? Al di là delle due vittorie, ovviamente, un'emozione particolare. Ma io sono entrato a lavorare in scuderia da Massimo Trevellin perché mi ero innamorato di un cavallo che era Tedo FKS, sì. Era un cavallo che faceva i gran premi e dovevo ancora cominciare a fare i gran premi quando ho cominciato a lavorare lì. E, per cui posso raccontarti un aneddoto simpatico. Oh, del fatto grande, che... grande Stefano, vai. Allora, per chi conosce Massimo è una persona molto espansiva, ma è anche una persona molto molto ansiosa. Sì. Siamo arrivati alle batterie del derby, sì. Il cavallo aveva anche una buona chance di qualificarsi. Praticamente un ragazzo che lavorava lì va a fare il box di Tedo e Trevellin lo sbatte fuori e gli dice: no, tu non puoi fare il box di questo cavallo qua, Stefano, vieni con me. E ci siamo messi in due a fare il box di Tedo, perché Tedo doveva correre le batterie del derby. Allora lui mi insegnava, diceva: ehi, io ero campione del mondo di box quando ero giovane. Mi faceva vedere come si faceva il box per un cavallo importante. E quindi... Scusami, no, scusa Stefano, campione del mondo di box? Di box,
Cioè, ecco. capisci che detto così può sembrare anche così. Cioè, certo. E lui contro Benvenuti, lo vedevo. Sì, sì. No, ha cacciato fuori uno, ha messo dentro Stefano, era campione mondiale di boxe. Io se fossi stato Stefano sarei scappato via, scusami. Ho rischiato di prendermi delle forcate più che dei pugni, però... E quindi ecco, seguire Tedo nei più piccoli dettagli è stata sicuramente un'emozione. Poi è sempre mancato il quid di vincerlo quel gran premio, sono stati un po' di secondi posti, un gran premio buttato via a Monte Giorgio tamponando mentre si andava in open stretch, il gran premio Anacta Napoli senza spazio, secondi dietro a Bellei, tante corse che eri sempre lì per gioire, invece l'urlo ti si strozzava in gola, però Tedo era un cavallo fantastico e le più grandi emozioni le ho sicuramente vissute con lui. Fuschini America era la mamma, vero? O mi sbaglio? Sì, la mamma Fuschini America, sì. Fuschini America, sì. Perché pensavo, perché tutti quei FKS faccio un po' di casino, faccio. Sì, sì, grande mamma. Oggi hai mangiato del pesce? No, oggi no. Oggi no. Ah, solo oggi? Gli altri giorni sì, ho capito, no, giusto, no, perché cioè, hai dato una dimostrazione di memoria e mica da ridere. Perché devi sapere, Stefano, che il nostro Big Mo è super esperto di genealogie. Quando avevo memoria. Ecco, tu Stefano cosa pensi per quello che riguarda il mondo allevatoriale? Oggi è ancora così in fibrillazione per mille situazioni, c'è stato il cambio della dirigenza, non della diligenza, anche se c'è spesso un assalto alla diligenza, ma questo è un altro discorso. Nel mondo allevatoriale la qualità degli stalloni delle fattrici è qua in Italia estremamente elevato. Sei d'accordo oppure sei comunque un po' di quelli che dice ma sì, un buon cavallo può nascere poi da tutti? Ma allora, io sono appassionatissimo di trotto estero. Sì. E una cosa che ho notato tantissimo è come il fatto che gli stalloni locali in Italia funzionino molto, molto meglio rispetto che negli altri paesi. Per dire, in Svezia... top classifica sono sempre Muscle Hill, Father Patrick, Trixton, tutti quegli stalloni lì da top price. Sì. Mentre in Italia Nadal Shiba, Ideale Lewis, Varenne stesso, che però insomma è stato capostipite in tutto il mondo, Oro Puro Bar, sono tutti gli stalloni italiani in Italia. Napoleon Bar è un altro stallone che a me piace moltissimo. Napoleon Bar. Sono tutti stalloni che... Ma Ruti Griff, sì, dai, ha avuto l'opportunità di avere Zaccon Joe, poi... Basta uno. Ne basta uno, sì. E in ogni caso, ecco, secondo me è un paese un po' diverso, non so se sia per questione del seme che arriva, del clima che abbiamo, per cui magari, non lo so, non mi sono mai riuscito a dare una spiegazione, però in effetti è una cosa che ho notato questa qua, per cui secondo me tante volte si fa meglio a scegliere uno stallone di media fascia italiana quando piuttosto che con top sire, anche perché se si vanno a vedere le statistiche a prendere i muscle lì lo i ready cash in Italia si è finiti 99% male. Sì, anche perché sono investimenti importanti che perché vengono ripagati ci vuole tanta roba. Cioè, certo, se la ragioniamo in termini puramente economici, se io parto da meno 100 per arrivare solo alla pari, ovviamente la strada è già lunga, lunghissima in partenza. Sì, devo vincere qualche gran premio. Esatto, altrimenti... se parto da meno 20 magari, poi ripeto, secondo me il bello del mondo delle corse al trotto, immagino che a galoppo, cosa, mondo che non conosco, è anche un po' quello del fascino, della sorpresa, del mistero, della cosa non scoperta. Ancora un passo indietro, se tu fossi un allevatore, Stefano... Sì. Partiresti comunque dalla scelta dello stallone o da avere una buona fattrice? Io sceglierei una buona fattrice. Una buona fattrice. Io sceglierei una buona fattrice perché ci sono mille esempi di fattrici senza genealogia o senza carta in corsa che hanno dato 10 prodotti tutti in pista e tutti buoni. Per cui una fattrice che magari abbia già dato un paio di prodotti discreti in corsa, secondo me, può essere...
può essere una buona idea, oppure una fattrice con una genealogia che intriga, però secondo me la fattrice fa più dello stallone, lo stallone può dare quel quid in più, ma Certo. senza una mamma che gli dia da corsa è difficile. E un'altra domanda che mi viene spontanea, ma perché sei comunque un rappresentante del mondo più giovane che rappresenta l'Ippica? Se tu in questo momento da giovane dovessi iniziare un'attività di proprietario, cioè mi voglio prendere un cavallo in comunità, inizieresti da un puledro, inizieresti da un cavallo maturo, da dove inizieresti? Io inizierei da un cavallo che ho visto fare la qualifica e al massimo un debutto, un paio di corse. Da un cavallo giovane, ma non da un puledro. Un puledro è un impegno economico che per un proprietario nuovo, secondo me, può essere difficile perché magari si spendono dei soldi per un puledro che non andrà mai in pista. Certo. Invece, magari, non so, io sono appassionatissimo di cavalli giovani, per cui guardo tutte le qualifiche, tutti i debutti, per cui prendere un cavallo che mi sembra che in prospettiva possa fare qualcosa di buono, sono già, ovvio, pago un po' di più subito, però poi sono sicuro di correre presto e di vedere se la mia scelta è andata a buon fine. Ok, allora adesso arriva una domanda molto precisa, eh? Allora, io ti dico, lo vuoi prendere Balboa Lux? Sì. Non so perché immaginavo. Non Allora, Balboa so se Lux, ne ti faccio questa avrei. domanda perché la corsa che ha fatto, credo, ieri l'altro a Sì, Firenze, secondo me è ieri. stato qualcosa di sì, ieri impressionante. Ha fatto gli ultimi 400 metri, l'ultima curva, io lo ammiravo, non lo stavo guardando, lo stavo ammirando. Non so se anche tu, Big Mo, hai visto la corsa che era l'ultima della Sì, riunione l'ho del visto, Duomo, sì. sono rimasto veramente di sale. Sì, l'ho Stefano? vista, l'ho vista. Non avete Ma avuto avete. l'impressione No. di un cavallo veramente potentissimo? Sì, assolutamente. Un cavallo che, insomma, anche qui la mamma è Galadriel PL, se non Certo, sbaglio, per sì. cui, insomma, una gran cavalla. E poi alla fine il papà è Password, che è un figlio di Gutmanswood, neanche così in voga in Francia. Eppure è un gran bel cavallo questo Balboa Lux. Comunque, Sicuramente ieri ha fatto una gran prestazione, sì. Cottonwood porta il sangue di Charles Biesolo, perché sì, il suo nome era Charles Biesolo, quindi in Francia non va perché sono cavalli da 1600 a 2000, quindi in Francia vogliono i 2007, però come stallone, come carta c'è anche parecchio, ha dato anche dei discreti cavalli in Italia. Mi sembra Certo. che abbia dato Patria, no Patria, come si Ha dato chiamava? non alle pen. Non ha le pensi, Beh, ricordiamo anche l'avanguardia, Vanguardia che adesso ha sì, vinto ieri la Vanguardia, esatto, batteria, probabilmente non è la rappresentante più importante, ma è una cavalla di assoluta importanza e di grande forza. Ecco. Diciamo che no, possono avere qualche problema di meccanica ogni tanto, non so se siete d'accordo, eh. sangue francese. La nostra forza è di avere un sangue molto uniforme e tutti, o perlomeno l'80% dei nati sono da corsa, forse Sì. anche di più. In Francia il 50% diventa da corsa, il 50% va perso, hanno 7.000 nati, possono perdere anche il 50%, perché il sangue viene uniforme, nonostante che con l'innesto di sangue americano negli anni 80-90 abbiano un po' più uniformato, ma gli svedesi hanno molto sangue francese, che loro sono meno uniformi. Gli americani e gli italiani sono proprio, cioè noi abbiamo dato quel sangue francese che serve, non di più, perché a dar molto sangue francese il cavallo diventa un problema domarlo, diventa un problema farlo trottare, diventa problema anche con i passaggi, con tutto quanto, con le piste che abbiamo noi. Certo. Ready cash in Italia non vanno perché non abbiamo le piste da ready cash, i cavalli da ready cash, non abbiamo i centri di allenamento per i figli da ready cash. Quindi Sei cioè, d'accordo, Stefano? sì, assolutamente sono perfettamente d'accordo. E il fatto che gli schemi di corsa siano diversi da quelli svedesi, che se hanno le piste da chilometro, ma vanno sempre su un binario, senza anticipi, mezze ruote.
cose così. E poi in Francia invece si possono tranquillamente distendere sulle loro piste grandi. Hanno anche le piste in erba per i cavalli che fanno fatica a venire avanti, per cui cominciano la carriera in provincia, addirittura sull'erba, e poi piano piano si mettono in moto. Hanno molta più scelta. Sicuramente un cavallo francese cominciare a debuttare Padova, Trieste, Bologna, sicuramente fa molta più fatica rispetto che ad Anghena Poi ci sono Massa. anche centri di allenamento, Stefano. Cioè noi purtroppo non abbiamo centri di allenamento come hanno in Francia, come hanno in Svezia, in mezzo ai boschi, in mezzo. La pista la vedono una volta al mese in Francia e in Svezia. Qua sei sempre in pista. Qua sei sempre a girare intorno, intorno, intorno. I cavalli, cioè il cavallo che un po' avanti arriva al debutto che ne ha le palle piene. Beh, però scusami, Moreno, l'altro giorno ho visto un filmato, non ti so dire di dovere, non lo voglio neanche sapere, che c'era un cavallo attaccato al gig che secondo me era in autostrada. E secondo me in Svezia questo non ce l'hanno. Ah no, quello non sicuro. No, perché vedevo sfrecciare di fianco dei camion e dico, non avevo paura di immaginare dove poteva essere. Però secondo me in Svezia si vanno nei boschi, ma le autostrade non ci vanno, ecco. No, sicuro, però vanno in mezzo ai boschi che è un po' meglio delle autostrade, forse. Ma sai, dipende, se uno dei problemi è che ha bisogno di una battuta pari, magari l'autostrada è anche una buona. Adesso non so, per me il problema diventa il telepass dopo, perché Sì, se arriva il veloce però. No. Stefano, prima di arrivare al Gran Premio Duomo, e scusatemi, ogni tanto dico delle vaccate, però fa parte proprio del mio DNA, anche io ho una genetica da rispettare. E, ti volevo chiedere, tu sei appassionato, hai detto, di corse estere. Quali sono i paesi che ti appassionano di più e che secondo te hanno qualcosa da cui copiare? Perché attenzione, almeno io non sono, e non credo neanche Moreno quello che dice, anzi, noi in Italia abbiamo una base fondamentalmente molto buona e una struttura che ci gestisce molto barcollante, però secondo me no, non avremmo troppo da imparare. Però qual è il paese da cui tu copieresti di più per migliorare? Ma io, visto come è fatta l'Italia, tenderei a copiare dalla Svezia, però sarebbe una cosa un po' scontata. Io ti dico un paese che è stato in difficoltà, adesso secondo me si sta riprendendo e che ha grande passione alla base, che è l'Olanda. Ci L'Olanda. sono un sacco Interessante di questo. cavalli bellissimi, Sì. ci sono proprietari che hanno la pazienza di aspettare. Io guardo, non so, ad Sono esempio, finti allora. Allora Polagord, sono finti. Ugo Langweg. Ma sono, direi, è una cultura diversa. Qua da noi si ha fretta di debuttare, si ha fretta di fare tutto. Invece là da loro ci sono cavalli di 4-5 anni che hanno 10-12 corse in carriera, magari 10-12 primi, però hanno sempre questi cavalli che sono favolosi, perché poi quando vanno a correre in Svezia spesso vincono, quando vanno a correre in Francia spesso vincono. Secondo me, Polagord, Ugo Langeweg sono tra i migliori trainer europei, e hanno anche del bel materiale, hanno tante belle genealogie. Secondo me è un paese in cui sicuramente vorrei andare per imparare qualcosa. Stefano mi ha insegnato un'altra cosa, io non sapevo neanche che correvo in Olanda, giuro. Mi No, fermavo beh, al Belgio, arrivavo a Mons e poi lì mi fermavo. Robert B viene dall'Olanda, eh? esatto. Robert Beaton, Blue Rex arrivavano da Polagord. Vabbè, se sono ignorante non è che mi devo vergognare per forza, cioè, non, mi tengo le mie responsabilità di non essermi acculturato sufficientemente. Vabbè, vabbè, No, visto che questo non adesso me lo mi infatti. vuole... Cosa? Non te la dovevo Questo fare, ma non cosa me vuoi lo che infatti. sappia io? No, voglio sapere io cosa A me mi hanno detto fare una trasmissione sul trotto, mi hanno detto un giorno, Ah, mi me hanno l'ho dato delle detto. briglie in mano, sono andato a fare qualche attacco, poi mi hanno detto ma parla di cavalli, io l'ho fatto, cioè non è che... Sì, è vero.
Vabbè, no, torniamo un attimo. No, è molto interessante questa cosa dell'Olanda, che sicuramente andrò ad approfondire, ed invito tutti quelli che fanno finta di saperlo, ma che non lo sanno, perché siamo in tanti, di andare a vedere questo spunto che Stefano ci ha dato e ci ha lasciato, e che sicuramente Big Mo poteva sapere anche molto di più, ma che non ha sottolineato per non infierire col sottoscritto. Invece a Firenze, ieri, appunto domenica 8 novembre, si è corso il Gran Premio Duomo. 110.000 euro di dotazione, un gruppo 1 sui 1600 metri, e ha vinto un po' a sorpresa, un po', Demos Racing con Roberto Andraghetti, tempo al chilometro 1.19, sferrato davanti e dietro, con una quota che va al proprietario di vincere di 42.500 euro. Al secondo posto Zaccaria Bar, Federico Esposito, sempre con lo stesso tempo 1.19. Al terzo Vitruvio, da cui probabilmente c'erano più, c'era più persone che si aspettavano qualcosa di diverso, con Alessandro Gocciadoro, tempo a chilometro 1.11.3. Al quarto Dream della Serie, con Derier 1.11.7. E quinto Ares Caff con Giuseppe Lombardo. In più non ne sono arrivati, quindi sono arrivati in 5, già non erano in tanti. E la vittoria di Demos Racing ti ha stupito, Stefano, oppure dopo sentiamo anche il parere del nostro mitico Big Mo? Ma direi una bugia se dicessi che non mi ha stupito. Insomma, sicuramente è stata una vittoria inaspettata di un cavallo che ha avuto la freschezza, secondo me, dalla sua. Dopo il campionato europeo corso benissimo. Ricordiamocelo, perché viene da quella prestazione lì poi Demos Racing, aveva corso molto bene. Sì, aveva corso benissimo il campionato europeo, io mi ricordo fatalità, ero lì vicino, parlavano con i proprietari, gli hanno detto adesso che ha stracorso, merita di farsi un pochettino di riposo. Sì. E sicuramente questa è stata una carta importante. Presentato benissimo, lui è partito fortissimo, tra l'altro va dato merito a Eric Bondo di averlo migliorato, perché quando è arrivato in Italia era un cavallo che non partiva così. Partito fortissimo, è andato avanti, ha potuto gestire, probabilmente ha potuto gestire per colpa, diciamo, o grazie al team Gocciadoro, che aveva probabilmente designato in Vitruvio il cavallo con più chance della scuderia. Invece poi Vitruvio è finito probabilmente stanco anche dopo il ravvicinato impegno di Napoli. Zaccaria Barra, secondo me, ha fatto un numero un'altra volta, però è partito troppo tardi. Se fosse andato subito a destra di Demos Racing, forse staremmo raccontando una storia diversa. Ecco. Però merito assolutamente a Demos Racing e a Eric Bondo, alla Galla Placidia, di aver gestito in maniera migliore questo cavallo. Tu, Big Mo, cosa dici? Ti dico sì, stupito, però fino a un certo punto, anche perché è andato, cioè lui corre in prima categoria, è andato contro dei seconda categoria, perché in questo momento Vitruvio non vale sicuramente il Vitruvio, la Caria Bar non è ancora tornato ai livelli che gli competono, gli altri sono tutti cavalli di seconda categoria, quindi cioè, non è magari ha battuto Coxstyle, già con Joe, quella gente ha battuto chi? Già con Joe, sì. A proposito, sì. Vitruvio parte, va da Basile. A Vitruvio va da Basir? Sì, Vitruvio il meeting di Ver. Ok. Sì, sì. Ah, noi diamo anche gli scoop qua, Noi non abbiamo paura di niente, diamo gli scoop. Sì, sì, sì. No, sì. Però io volevo dirti che invece a me Zaccaria Bar, come sono d'accordo con Stefano, non è per nulla dispiaciuto, anzi. No, ma per l'amor di Dio, però non è ancora tornato ai livelli che... Ripeto, questo è un cavallo, a parte la genealogia, e poi sì, ha già fatto vedere che Questo è un cavallo di primissima. Probabilmente bisogna ancora di un attimino, per considerando che non è che ce l'ha tantissimo Gocciadoro, quindi certo, non ancora registrato al 100%, sono sicurissimo. Questo sarà un primissima categoria, sarà un altro Vincenzo Grip, un altro, però che fino adesso aveva vinto solo di centrali, ecco. Certo. Puoi dirlo anche, bene, sarà un altro Bob Logan, lo puoi dire adesso. Non sarà un altro Bob Logan, sì, sì, un altro Bob Logan sarà, sì, quei livelli lì. Certo, uno figlio di Randy Cash, l'altro figlio di Gambling, però sono due cavalli che
Che Airbnb ha vinto in lotteria, vedi che non l'ha vinto. Allora vedi, vedi che vieni dalla mia, vedi che vieni dalla mia, vedi, un attimo. Non... Vabbè, detto questo, vi porto subito su un altro argomento, poi dopo andiamo verso la fine della puntata, che ho ancora due domande da fare a Stefano, però per rimanere nell'attualità, sempre ieri a Eskilstuna si sono corse le Breeders' Crown, e tu ovviamente Stefano puoi correggermi, anzi devi correggermi perché io sono un improvvisato speaker, tu invece sei un noto telecronista, quindi devi correggermi, no, stai al gioco per cortesia, non dire no, dico sì, fa prima di me solo Alberto Giubilo, dovresti dire anche no. No, allora le Breeders' Crown che hanno visto vincere, anzi dico i papà di chi ha vinto, allora okay. Ha vinto un Reedy Cash. Sì. Poi ha vinto un Bald Eagle, che diciamo che è strettamente apparentato. Poi ha vinto Gu Gu Gaga, e questo fa piacere, sì, molto a Big Mo. Esatto. E poi ha vinto Trickstone, che è una cosa che era venuto fuori già parlando con Giorgio Sandi, che è stato nostro ospite qualche puntata fa, e che aveva citato prima anche come stallone di interesse il nostro ospite Stefano Zanirato. E certo. I rispettivi figli, a questo punto li leggo, sono Milady Grace, che ha vinto col tempo di 1.12.2 portato da Horian Chilstrom. E, l'altra batteria invece l'ha vinta Eagle Eye Sherry, Bald Eagle e Sherry come mamma, con Goop, tempo a chilometro 1.12.6. L'altra è stata vinta da Hail Mary, da Goo Goo Gaga e Dreams US, con questo è difficile da dire per uno che abita a Bologna, Lennartson, l'ho detto bene? Lennartson. Puoi correggermi, Stefano? Lennartson, ecco, grazie, ma si vede che prima di te solo Giubilo. E come ultimo vittorioso di questa importante giornata di Eskilstuna è stato Mr. Hercules da Trickstone e Baghdad Dream, sempre con Horian Chilstrom, col tempo di 1.12.2. Hail Mary è quella che diciamo che si è aggiudicata la corsa col tempo migliore, che è 1.11.5. Avete visto queste corse? E cosa ne potete dire? Di italiani io riporto che c'era Bankwise AS, che è arrivato decimo, e Admiral AS, che era quello forse da cui ci si aspettava qualcosa, che è arrivato settimo, e Bandido Gar, che invece non ha terminato il percorso, è stato squalificato per rottura prolungata. Stefano, dici un tuo parere su queste Breeders. Ma allora sicuramente le due prove per i maschi secondo me sono state quelle un po' più interessanti dal punto di vista tecnico, sì. Ovvero Mr. Hercules tra i 3 anni, cavallo super rispettato da Daniel Redian e Orion Chilstrom, fratello di Mr. JP, che è il papà del derby winner italiano Blef Tipa. Sì. Lui è mezzo fratello, perché ovviamente Mr. JP è Taurus Dream, mentre lui è un Trickstone. Cavallo bellissimo, ha preso la testa, ha sbagliato l'avversario in partenza, che era Sun Moteur, probabilmente anche con un piccolo contatto con Bandido Gar, che non ha voluto saperne di allinearsi, e poi una volta preso la testa, come al solito, Chilstrom ha amministrato assolutamente come ha voluto. Quindi prima vittoria di gruppo per Mr. Hercules, che io faccio un ottimo prospetto. Scusa Stefano, faccio un passo indietro, perdonami, ma mi hai rubato la domanda. Mi stava venendo da dire, mi sto arrotolando, mi hai rubato la mutanda, ma questo non si poteva dire, non è... invece era solo la domanda che mi hai rubato. Ma Chilstrom ce l'ha con Minucci? No, secondo me no. Secondo me, perché appunto hai detto che ha amministrato da par suo, e visto che c'è qualcuno che dice che ce l'ha con Minucci, volevo chiedere un tuo parere. No, secondo me no. Poi okay. In Svezia sono freddissimi, non gli interessa tanto. Rispettano tutti, ma non hanno simpatia e antipatia, da quello che mi sembra di vedere. Beh, certo, per forza, stare a meno 25 gradi 12 mesi, fai il caldo tu se ci riesci. No, prego, scusami, ti ho interrotto con queste cose. Prego, prego. No, e poi dicevo di Hail Mary. Sì. E io, 4 anni, giusto? Sì, 4 anni. Io mi sono innamorato di lui subito, dopo 2 o 3 corse. Mi ricordo che quando scrivevo ancora su una pagina Facebook, era il trot.it, lo segnalai subito, era un cavallo quasi imbattuto, genealogia favolosa, perché papà è Gugu Kaga, stallone con discendenze di ambiatori, e la mamma è Dream US, che è sorella di Moneymaker. Ha dato dimostrazione di forza ancora una volta, è andato in testa in 1 metro, poi ha controllato
in batteria aveva girato di fuori tutta strada in una maniera che io ho visto fare davvero, davvero a pochi cavalli. Sembra un cavallo con le marce. All'inizio correva con due paia di campanelle, ferri pesantissimi, tutto imbastito. Invece adesso piano piano si sta sciogliendo e ogni volta che Robert Berg toglie un grammo, il cavallo va più forte. Secondo me, al momento è l'unico possibile avversario di Ecuridi tra i 4 anni d'Europa. Ok. E tra i 3 anni E poi, invece Eagle Eye Sherry. sì, Eagle Eye Sherry, la femmina di 3 anni, ha vinto bene. Era attesa alla leva di Björn Goop, una cavalla in netta crescita, anche lei. Una figlia di Bald Eagle aveva vinto già le Oaks dei 3 anni, aveva vinto lei, per cui era una cavalla attesa. E poi, sì, insomma, in questa corsa io ero curioso di vedere Fabulous Pellini in prima categoria, è finita fuori quadro. Fabulous Pellini, che è sorella di sorella piena di Ridley Express, scusate, non mi veniva il nome. No, ti ringrazio perché così sei più credibile di essere in questa trasmissione. E poi niente, tra le femmine di 4 anni, Milady Grace, che ha vinto una corsa che era incertissima sulla carta. Come al solito, Orian Kilstrom, non sbaglia una mossa. È il Non mio ce l'ha con guidatore Minucci, preferito. ribadiamo che non ce l'ha con Minucci, No, no, no. no. È il mio guidatore preferito in Ok. assoluto e, come al solito, ha pennellato questa figlia di Ready Cash. Peccato per il ritiro di Mascate Match, la fenomenale finlandese, che era sicuramente la cavalla da battere in questa corsa. Ok, è stato bravo, vero Big Mo? Per me è stato Ah, bravissimo. non ho niente da dire. Mi ha Non, colpito. Non ho niente da giuro che non mi dire. ero preparato prima, non ci eravamo messi d'accordo su questa No, domanda. no, è Ma vero. cioè, non ho niente da dire. Va bene così. Anche Benissimo. E allora a questo perché punto. rovinerei tutto, rovinerei. Va Sì, no, benissimo, ma anch'io a vado. questo punto Anzi, quasi quasi sto zitto e faccio chiudere a lui la sì. puntata. Anzi, cosa facciamo? Vieni più spesso quando ci sono queste cose. No, davvero, 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 ci ha fatto piacere. E però a questo punto gli devo chiedere, visto che lui l'ha citato, Ecuridi, e andiamo a parlare di quello che è il domani. Poi dopo chiudiamo la puntata, perché al Gran Premio Unione Europea, Ecuridi, c'è stato questo piccolo problemino, c'è, non c'è, con, si sostiene, un'alterazione un po' di quelli che sono stati i numeri assegnati durante appunto la realizzazione di questa corsa. Cosa ne pensi, Stefano? Ma io partirei dal fatto che se non si fanno pagare le iscrizioni nei gruppi 1, poi Scusami, si è ti facilmente. faccio un applauso, perdonami, ma è così disinteressato. Si cade facilmente in questi problemi. Poi io conosco abbastanza bene, insomma, anche l'ambiente a Modena, non penso ci sia stato nessuno che si sia inventato da nulla Ecuridi. Questo cavallo sicuramente da qualcuno è stato iscritto, magari non propriamente dal team, ma da qualcuno che spesso cura gli interessi dei cavalli svedesi. Probabilmente chi è iscritto è Tos Kronos o qualcuno di molto vicino ha fatto anche il nome di Ecuridi. Poi a questo punto qua non saprei cosa dire. Cioè, una volta che il cavallo è stato iscritto, che c'è la mail o comunque il modulo compilato con scritto Ecuridi, secondo me c'è poco spazio per le polemiche. Poi, chiaro, se questa iscrizione non esiste, è stata fatta da chi non ha, da chi non c'ha sicuramente un titolo per farlo, si può andare a questionare. L'unica cosa che tengo a sottolineare, piccolissimo, ovvero leggevo Arna Scam, Allegra G, Font. Io non sono andato a fare i conti, però attenzione, perché togliendo un cavallo non è detto che l'ottavo in classifica diventi settimo, perché va a cambiare tutti i numeri dei Certo, parametri. C'era successo a noi bravissimo. a Padova, quando era stato il sistema aveva automaticamente escluso Demos Racing perché lo riteneva vincitore di gruppo 1, invece aveva vinto la batteria del Città di Montecatini. Che il tredicesimo non era poi dodicesimo, il tredicesimo rimaneva tredicesimo e quello che era dietro entrava nei primi 12. Ecco, per cui così, poi la polemica, direi che lascia il tempo che trova. Comunque, peccato perché non vedremo né Ecuridi né Ecco, Tos infatti. Kronos,
e quindi sarà solita sfida tra i nostri. Certo. Con Gelati Cat, non so se sarà partente a rappresentare un po', e Grand Art a replicare un po' quello che è stato l'ultimo match in quel di Treviso. Direi Sì. a vederla così, a vederla. Always a K forse potrebbe essere venuto avanti, secondo me è l'unico callo Giusto. che può interferire. Giusto. E ovviamente chiediamo il parere anche al nostro amatissimo Big Mo su questa storia, su questa vicenda e su questa corsa. Non so cosa dire perché non conosco i fatti, sinceramente non conosco i fatti. Qua qualcuno dice che ha scritto, qualcun altro dice che non l'ha scritto, però sai, non conoscendo i personaggi, non conoscendo i fatti, poco da dire. So che qua i soldi Questo in qua Italia è una trasmissione di ci fanno persone tutti. corrette, ognuno che si prende le Sì, bobo, sì, Madonna, che roba. sì, Mamma mia. sì, 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 no, no, dai. Io insisto, cioè, probabilmente non si sono inventati il nome, un ufficio tecnico non si inventa un nome per quale ragione, anche perché ancora porte chiuse, quindi se non è che attiri pubblico, non c'è nessuna ragione. E d'altra parte non voglio neanche dare la fiducia ai proprietari, non ne sanno niente, voglio credere anche a loro. Certo. Come diceva Stefano, gruppi 1 bisogna pagare se vuoi Sì, partecipare. bravo. Infatti, secondo me si parla perché qui si parla di tanti soldi. Quindi, Sì, si per parla quei di soldi tanti lì, soldi, bisogna anche mettere una forma di garanzia. Una garanzia che ti guarda, mi dai anche i soldini, grazie. Io mi ricordo nella mia piccola esperienza di proprietario, le poche volte che ho iscritto Cavalli Gran Premio, comunque si pagava. E lo trovo francamente una cosa anche, c'è una selezione. Cioè, per andare lì, poi dopo possiamo stare a discutere 1.000 giorni su quanto sia la cifra corretta da pagare, per no, carità di Dio, però. deve essere una cifra importante che se uno non ha chance non deve partecipare. Ecco, così non va a intracciare un altro perché si vedono tanti gran premi che non, tanto non si paga, vai, poi dopo provi anche un numero buono, magari vai a intracciare altri cavalli che hanno chance e perdono, quindi se ne ha visto più di uno. Io su gruppi 1 e gruppi 2 farei pagare una cifra anche importante, poi dopo la rimetterei chiaramente. La rimetterei come gran premio, Certo. come fa il Gran Premio d'Amérique, le iscrizioni vengono date indietro in base al piazzamento, quindi, Certo. e lì la stessa cosa, però cifra importante, così chi non ha chance non va a cercare avventure, non va a dire ah, voglio fare un Gran Premio, tanto costa niente, poi dice ah, un cavallo da Gran Premio, perché ce ne sono tanti che vanno così, Tu con ci sono. Zampino hai mai pagato le quote di iscrizione al Gran Premio con Zampino? Io penso che più di dell'Elefe non ha di notte, Santino, quindi sta proprio. Vabbè, Proprio. sai, non avevo apprezzato le qualità del tuo quadrupede e quant'altro. Zampino penso che più dell'Elefe con me non abbia fatto. Ha fatto anche la cima, non con me. Allora, faccio l'ultima domanda a Stefano, poi dopo ci salutiamo ringraziandovi già fin d'ora di essere stati con noi in questa ora che dedichiamo al mondo del trotto con qualche ospite che ci dedica un po' di tempo e anzi che ci regala un po' di tempo per parlare appunto dei nostri amati cavalli e delle corse al trotto. Allora, caro Stefano, ti posso fare una domanda che è una domanda, se vogliamo, molto classica, ma essendo tu appunto giovane. In fondo tu hai un sogno? Cioè, ti piacerebbe che questa tua passione per l'ippica ti portasse da qualche parte? O è una cosa che vivi come un hobby molto gradevole da portare avanti le telecronache? Come lo vedi tu, l'ippica e il mondo del trotto nella tua vita in prospettiva? Ma non ti nego che la passione, essendo tanta, sicuramente continuare a lavorare in questo ambiente mi piacerebbe. Ma sogni, sai, forse, il sogno forse è arrivare anch'io a una certa età e continuare a vedere le corse e magari viverle da dentro o come appunto ufficio tecnico o come telecronista. Un sogno in particolare, non lo so, sono 4 anni che faccio le telecronache, ho già avuto la possibilità di fare la cronaca di un record del mondo che mai mi sarei aspettato, per cui secondo me le cose vengono con il tempo e con la fortuna. Però Stefano, scusami, forse non hai ricevuto il pissino.
C'era scritto: ho il sogno di condurre Race Off. Ti ricordi che ti avevo lasciato? Caspita, è vero, mi ero dimenticato. Sì, sì, il mio sogno è condurre Race Off. Quindi... Ah, interessante, interessante. Quindi sì. Diventare il miglior giornalista ippico italiano. Esatto, quello che adesso sei tu, dovresti dire anche. Grazie. Io direi che possiamo chiudere con questa, anzi, cioè, no, chiudiamo subito perché. Oh, sono andato qua. Le carte che ha dato l'arcoveggio prima. Le carte che ha dato qua ne fa di strada. Secondo me no, Stefano, ma non per questo farà. Speriamo per lui tante cose per la nostra epica. Personalmente, un grandissimo applauso che ti faccio anche proprio con gli effetti speciali che abbiamo in dotazione e anche da parte di Big Mo. Stefano, grazie tante della tua collaborazione e della tua partecipazione. Contiamo magari di riaverti anche un'altra volta. In bocca al lupo per tutte le tue attività. Come un'altra volta, tutte le volte che ci sono dei gran premi all'estero, cioè col commento che mi ha fatto prima, guarda, sembrava di vedere le corse, mi sembrava. Lo so, infatti, anzi, chissà. Mi sembrava di vederle per la prima volta, perché proprio. Perché non l'hai vista, diciamo. Chiudiamo dicendo, ecco. Non l'hai mai vista. Comunque, ecco, fidatevi di voi sulla parola, noi non sappiamo. Che cosa parola, diciamo, sì. Ma in fondo siamo diciamo, brave persone. Diciamo, per la competenza chiederemo sempre comunque a Stefano Zannerato e a tutti quelli come lui. Vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana per l'ennesimo capolavoro di questo primo podcast sul mondo del trotto che si chiama Race Off. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao. Buona serata a tutti! Ciao!